Ok, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per essere venuti, ma più che altro perché qui c'è due dolcetti schifosi che non... Ecco, vi ringrazio per essere venuti e chissà quant'è che sono lì. E vi più ringrazio, vi è più quelli che sono venuti già due volte a questa manifestazione nostra, a questa fiera, e cioè qualcheduno di voi è venuto il sabato scorso. No, domenica scorsa, poi lunedì a vedere le arti marziali e poi è rivenuto anche ora. Quindi questi qui li ringrazio sentitamente, quell'altri li ringrazio sentitamente uguale perché i curiosi sono da premiare. E poi, va bene, questa conferenza è un po' particolare nel senso che non è proprio il prosieguo di quella che abbiamo fatto la settimana scorsa, non lo è. Però insomma chi c'era magari si trova un po' avvantaggiato. Per gli altri cercherò di essere il più chiaro possibile, però trattiamo della meditazione non nel senso più comune del termine, ci sono diversi modi in cui di solito si può parlare della meditazione, no? Cioè spesso se ne parla come una, veramente dal punto di vista pratico, cioè si fa così, respira così, fai questo, fai quest'altro. Oppure uno può prendere dal punto di vista un po' più accademico, diciamo, cioè uno si mette a raccontare quali sono le forme storiche, dove è nata, le varie forme, dove sono nate, le forme indiane, le forme cinesi, le forme giapponesi. Però quello che piace fare a me, chi mi segue lo sa, e questa volta ringrazio sia quelli che ascoltano poi le conferenze da YouTube, da il Piaggio, il Marcozzi da Milano e dalle Marche, e anche ora a questo giro anche il Di Presa che si è messo a fare l'editor, che si è messo a sbobinare le cose, quindi meglio di così non si può. Comunque, chi mi segue un po' lo sa, io preferisco sempre indicare una linea concettuale comune ai temi che si trattano. Cioè non vi faccio la cronistoria della meditazione e delle varie forme di meditazione che sono esistite nel mondo. Né vi dico dei consigli pratici su come se uno vuole meditare deve fare, ma invece cerco di spiegarvi, di tracciarvi una linea concettuale comune a in generale cosa può voler dire che la mente guarda se stessa. Perché non è una cosa semplice dire come la mente. Fontani ha già bene detto che basta lo specchio, eh. È vero, nel senso che. Beh, però bisogna vedere cos'è questo specchio attraverso cui la mente può guardare se stessa. E non è scontato che la mente possa guardare se stessa, o non è scontato cosa da ciò ne derivi, quali ne siano le conseguenze, se questo guardare è un guardare che vede una cosa vera, quanto e come e perché si può ingannare, qual è la natura della mente e come fa a fare quel gesto di auto-osservazione, autorivolgimento, flessione, cioè ripiegamento su se stessa. Uno dice io rifletto, no? Che già vedete è molto. Uno dice sto considerando una cosa, sto riflettendo su una cosa, no? Già questi due termini, mi viene a mente ora, sono molto diversi e indicano già le due strade che percorriamo fin dall'inizio. Cioè la considerazione viene da considerare, no? Sidera, no? Cioè, considerare vuol dire in qualche modo riprendere in considerazione gli astri, le stelle, qualche cosa di molto lontano che si vede dal di sotto e che si avvicina attraverso il pensiero, perché non ci posso arrivare. E viceversa, invece, la riflessione è proprio invece una cosa che mi rimbalza, non lascia lo spazio. Ci sentite? Sì, non occorre che chiudo le porte. Okay. La riflessione invece non lascia questo slancio del pensiero che dice io considero, arrivo fino alle stelle. No, anzi, c'è un rimbalzo, uno specchio che mi riflette l'immagine e riflette il pensiero su se stesso, una riflessione, un ripiegamento. Allora, io qui vi ho messo in ouverture, vero? Il Tao Te Ching, come al solito, perché io uso sempre le stesse fonti perché lì dentro ci sono tante cose, tanto che chi ha un po' bazzicato il Tao Te Ching negli anni arriverà in fondo e avrà una sorpresa, tutta esoterica. Va bene, intanto io ve la metto così. Questa cosa che vedete qui, il capitolo 42 del Tao Te Ching, il Tao produceva l'uno, l'uno produsse il due produsse il tre produsse 10.000 cose, che
Che cos'è? È una cosa che si può trovare anche nel neoplatonismo, nel cristianesimo, nella patristica, cioè è la generazione del molteplice dall'uno, se vogliamo. Che però è un processo di scissione, perché se all'inizio c'è l'uno, o addirittura se prima dell'uno c'è il Tao, per definizione a un certo punto le cose devono scindersi, devono separarsi. Ora, cosa ci incastra la scissione o la generazione del molteplice dall'uno con l'atto di riflessione? È già implicito nel fatto che se prima di qualsiasi cosa c'è quel quid, che qui dice il Tao, per esempio, ma l'altra conferenza dicemmo là per non di Anassimandro, qualunque cosa ci sia, siccome c'è solo quella, l'unico modo che ha per produrre una qualsiasi altra cosa, per staccarsi da se stessa, per raggiungere un suo altro, per generare un suo altro che non c'è perché è il tutto, è scindersi in se stessa, riflettersi. Questo qui lo vediamo alla fine, prendiamola più con calma. Nella storia, ora noi si guarda più che altro gli occidentali, perché sono più facili, incredibilmente, la filosofia occidentale è molto più facile di quella. Io ieri sera ho provato a guardare se potevo leggervi un po' di Bodhidharma, fondatore dello Zen, ma ci si stava 10 giorni per due frasi. Invece gli occidentali, che ho portato un po' qui con me, sono più semplici, sono più discorsivi, si adattano di più al nostro modo di pensare. E quindi partiamo subito a vedere cosa alcuni occidentali hanno pensato della mente che guarda se stessa o del pensiero che riflette se stesso. Perché poi è quello lì la meditazione, non è che sto a pensare ad altre cose. Guardo la mente stessa, con la mente, non con un'altra cosa. Se no dice faccio un elettroencefalogramma funzionale, no? Guardo la risonanza, no, guardo la rovina, vedo come si muove, quello lì è un'altra cosa. Guardo invece la mente che con la mente guarda la mente. Guardiamo un pochino quali conseguenze possono derivare da questa cosa. Allora, partiamo da Schopenhauer, che già all'inizio subito del mondo come volontà e rappresentazione dice una cosa che già ci chiuderebbe la conferenza così, perché uno dice, vabbè, allora non si può fare, e non si fa, se non si può fare, si fa. Inizia già dicendo: il mondo è una mia rappresentazione, ecco una verità valida per ogni essere vivente, qui, là, su e giù. E però poi arriva a dire, come vedete scritto lì sopra, tutto ciò che esiste, esiste solo in funzione del soggetto. E poi dice, quando io vedo una mano, non vedo una mano, vedo una mente che pensa una mano o vedo un occhio che vede una mano. Quando sento un suono, sento un orecchio che sente un suono, non sento un suono. Cioè il soggetto accompagna la percezione, la mente, se vogliamo, accompagna tutte le sue interne rappresentazioni o tutti i suoi contenuti. Quindi io non vedo questo microfono, vedo il mio occhio che vede questo microfono, o vedo la mia mente che vede questo microfono. Quindi tutto ciò che esiste, esiste solo in funzione del soggetto, vuol dire questo. Kant già l'aveva detto. Ognuno sente come soggetto se stesso, dice, per Dio, se no non saprei nemmeno. Unicamente, il fatto curioso, unicamente però in quanto conosce, non in quanto egli stesso è oggetto di conoscenza. Il soggetto, leggo tutto, poi ve lo spiego, il soggetto, il conoscente non conosciuto, non possiamo mai conoscerlo. Cioè, io conosco questo microfono, io conosco questa sedia, io conosco una cosa a cui penso, un mio ricordo, una qualsiasi cosa, una qualunque rappresentazione, ma, dice Schopenhauer, non conosco mai me come oggetto. Perché? Perché se io conoscessi me come oggetto, come conosco questo microfono, come conosco quello scalino, come conosco la giornata di ieri nel ricordo, se io avessi di fronte a me me stesso, non sarei di fronte a me, perché sarei qua che guardo me. Quindi non avrei veramente conosciuto me come soggetto, ma me come oggetto posto davanti. Quindi non si può mai, dice Schopenhauer, perché nel momento stesso in cui il pensiero riflettesse su se stesso, non conoscerebbe se stesso, perché sarebbe sempre il soggetto conoscente alle spalle di questo processo di conoscenza, che guarda come oggetto una raffigurazione di se stesso, un'immagine di se stesso, non quel se stesso che guarda. Quindi, io ho scritto così, se la mente guarda se stessa, quel che vede non può che essere un suo sottoinsieme, in questo senso. Cioè il soggetto, nel guardare l'oggetto, detto in altri termini, dimentica se stesso, potremmo dire. Perché noi non siamo sempre immediatamente, eo ipso, consapevoli del fatto che guardando quella sedia
sto guardando il mio occhio che guarda questa sedia, che guardando questa mano io vedo la mia mente che vede questa mano. Non ne sono immediatamente consapevole. Anzi, per il principio di non contraddizione, per il fatto stesso che io dico, vedo questa mano, penso a questa mano. Di cosa sto parlando? Di questa mano. Non sto parlando del fatto che vedo la mia mente che vede questa mano. Viceversa, quando vi dico, oh, la mia mente che vede questa mano, non sto parlando direttamente della mano, sto parlando di un'altra cosa. Cioè, questo tavolo visto da me sono due cose diverse e nel pensare a una dimentico l'altra, nel pensare l'altra dimentico l'una, come minimo. Quindi il soggetto nel guardare l'oggetto dimentica se stesso. Perché per forza se penso a un'altra cosa non penso al fatto che sto pensando a una cosa. Sono due argomenti diversi, sono due cose diverse. E viceversa, quando penso al fatto che sto pensando a una cosa, non penso direttamente a quella cosa, sono concentrato su un'altra cosa. Quindi, per esempio, Schopenhauer ci avrebbe già detto, guarda, non si può fare. La mente non può guardare se stessa, può solo raffigurarsi degli oggetti o può raffigurarsi se stessa come oggetto. Ma non come propriamente nell'autocoincidenza di se stessa, può solo differirsi, mettersi davanti a se stessa e misconoscersi in questa maniera. Cioè l'atto della riflessione non coglierebbe il riflesso, ciò che dovrebbe venire in riflesso. Schopenhauer la pensa così, e è categorico, io lo dico. Ciò che tutto conosce senza essere conosciuto da nessuno è il soggetto, dice così. Il soggetto è la condizione sempre sottintesa di ogni fenomeno, tutto ciò che esiste esiste solo in funzione del soggetto. E ognuno conosce se stesso, però, in quanto conosce, non in quanto è oggetto di conoscenza, quindi ve l'ho riletto, avete capito. Anche il nostro corpo, dice, è una rappresentazione nostra, cioè non è la mente immediata, ma è una cosa che noi ci pensiamo, ci raffiguriamo, ci sentiamo. Bene, se invece si va pochi anni dopo, relativamente pochi anni dopo, un centinaio scarsi, e si va invece a un altro autore di fama opposta, è un autore poco letto perché è anzi, perché era fascista, anzi dirò, de hanno detto giustamente Giovanni Gentile, non è che Giovanni Gentile era fascista, era il fascismo che arrancando provava a essere gentiliano. Quindi Giovanni Gentile non è propriamente un autore fascista, non vuol dire niente, ha fatto la riforma, cioè la vicenda storica sarebbe complicata. Però Gentile invece dice una cosa contraria, assolutamente. Cioè Gentile ci dice invece che il pensiero pensa sempre se stesso, anzi può solo pensare se stesso, contrariamente a quel che diceva Schopenhauer un attimo fa. Vi leggo alcuni passi folgoranti di questo libro che si chiama La riforma della dialettica hegeliana, il capitolo 7 che si chiama L'atto del pensare come atto puro. Dice, il pensiero, vado pianino, seguitemi, il pensiero di cui si afferma la verità, il solo pensiero di cui si possa affermare la verità, non è il pensiero astratto, ma il pensiero concreto. Ora guardiamo cosa vuol dire astratto e concreto. Quando, per esempio, diciamo o pensiamo al pensiero altrui o a un pensiero nostro già pensato, quindi quando io penso al pensiero del Raffaele o quando io penso al mio pensiero di che ho fatto ieri, questo qui lui lo chiama il pensiero astratto. Perché? In ambo i casi, per esempio del pensiero altrui o del pensiero nostro già pensato, non pensiamo propriamente il pensiero reale, cioè concreto, ma pensiamo il solo oggetto del pensiero nella sua astratta oggettività. Cioè, se io penso al pensiero De Chandri, penso al pensiero De Chandri vissuto, pensato, evocato nel mio pensiero. È come il discorso di prima, non vedo una mano, ma vedo un occhio che vede una mano. E io penso al pensiero che ho fatto ieri, ma non penso il pensiero che ho fatto ieri, penso oggi il pensiero che ho fatto ieri. Cioè non penso il pensiero di ieri, penso il pensiero di oggi, e dimenticando di essere il pensiero di oggi, si illude di ripensare il pensiero di ieri. Ma non è vero, lo sto rivivificando nella mia
evocazione attuale, cioè lo penso ora, lo penso qui, oppure se penso il pensiero di qualcuno che non sono io, in realtà sono io, quindi è sempre un mio pensiero, questo qui lui lo chiama il pensiero concreto. Il pensiero astratto, cioè staccato, è il pensiero che io non mi rendo conto essere parte del mio pensiero, ma in realtà lo è. Allora dice, ho detto astratta oggettività, e intendo, cioè appunto, dice che un pensiero altrui, pur volendolo pensare come altrui, non possiamo pensarlo se non pensandolo come pensiero, intendendolo, scorgendolo e riconoscendolo, consentendovi magari provvisoriamente, immaginandolo e facendolo nostro. Nostro. Un pensiero nostro, ma già pensato, non si ripensa se non in quanto si rivive nel pensiero attuale. E cioè, solo in quanto esso non è il pensiero di una volta distinto dal pensiero presente, ma è lo stesso pensiero attuale che ripensa al pensiero presente. Da questo qui ne viene un corollario, no, questo qui no, ne viene un corollario, sto sintetizzando tantissimo, ma è, alla fine qual è il punto fondamentale? Che, come dice qui, l'atto dell'io è coscienza in quanto autocoscienza, cioè io penso a una cosa anche fuori della mia mente, ma in quanto è nella mia mente. L'oggetto dell'io è sempre l'io stesso, cioè non può uscire da se stesso l'io, il pensiero, rimane sempre in qualche modo a pensare anche o soltanto se stesso. Ogni processo conoscitivo è, in questo senso, atto di autocoscienza. E però è intima alterità, dice. Intima alterità vuol dire che io penso al pensiero che ho fatto ieri. E in questo senso non sto veramente solo pensando adesso sono qui che penso, ma penso, essendo adesso qui che penso, al pensiero che ho fatto ieri, cioè sono due cose, una sopra l'altra. Come quando dico, non vedo una mano, ma vedo me che vedo una mano, sono due cose, la mano e io che vedo una mano, che sono insieme, ma distinte. Quindi la natura del pensiero, dice Gentile, non è l'essere, cioè il semplice essere lì di quella sedia, il ricordo di ieri, la mente degli altri, questa mano, ma essere che si ripiega su se stesso. Attenzione, negandosi perciò come semplice essere. Cioè, se il pensiero pensa a se stesso, implicitamente vuol dire che non pensa soltanto i suoi contenuti. Cioè, se io penso a questa mano, cioè l'essere semplice, semplicemente questa mano, in realtà, siccome è il mio pensiero che pensa a questa mano, questo autoriflettersi del pensiero nega che il pensiero sia il semplice essere lì nel pensiero di questa mano. Cioè il pensiero pensa a se stesso sempre per definizione, ma così facendo si oppone a se stesso, si scinde, come dicevamo, per esempio fra pensiero e contenuto del pensiero. Il pensiero è questo auto opporsi, questo riflettersi, e in questo senso è un negarsi, cioè un estraniarsi da se stesso ponendosi a oggetto, che è quello che dicevamo prima. Però questa cosa qui è vista in questo modo. Gentile dice, io quindi ora penso questo pensiero, fra un attimo, se lo ripenso, non è più il mio pensiero attuale. È un pensiero ormai uscito da me, astrattosi da me, che mi sono lasciato alle spalle. È un momento di pensiero precedente, che se ne è uscito, che si è astratto. E lui lo chiama il passato. Cioè il mio presente è il mio sempre essere qui nella vivida presenza dell'evocatività del pensiero. Poi penso a un'altra cosa, poi ripenso al momento di prima, ma non è il momento di prima, perché è uscito dalla viva e attiva considerazione presente. Quindi, ancora una volta, in un certo senso abbiamo che riflettersi, cioè porsi, stabilire un «oh, ora io penso a questo». Fra un attimo, quando ripenserò a questo, implicitamente il mio dire penso a questo, è già un passato, cioè è già uno stabilito, è già un evocato, è già un pensiero in cui io mi sono trasferito, in cui io mi sono esaurito e sono vivo, rimango in atto, rimango attuale, solo se continuo a produrre nuovi pensieri. E anche ripensare ai vecchi pensieri è un produrre nuovi pensieri. Quindi cos'è
dice poi l'errore, no? L'errore sarebbe invece credere che il pensiero passato, astratto, sia l'attuale, ma non è vero. L'unica vera forma del pensiero, dice Gentile, è quella di rimanere attuali, cioè essere consapevoli che in ogni momento io pongo il pensiero e che se mi affido a una cosa che ho deciso tanto tempo fa, a cui ho pensato ieri, ricordandomela come esterna a me. Ok, ieri ho deciso che dovevo far così. Oggi eseguo questa regola che mi ero dato ieri, è una regola morta, è uscita da me, è ormai passata, non è presentificata nel mio viverla ponendola ora. Quindi ne viene che il pensiero ogni volta che si pone si autoestranea, cioè diventa un presente che va avanti. È un pensiero ormai già stato, che è già stato ormai pensato, che rimane fuori da questa viva presenza che continua ad andare. Quindi il pensiero fa questo doppio movimento: si pone, ma nell'istante in cui si pone, si è già allontanato da se stesso, è già in via di rinnovarsi, e il pensiero che ho posto è già vecchio, è già fuori dalla mia viva considerazione presente. Implicitamente parlando, direbbe Gentile, se lo abbandono, faccio bene. Se ci rimango, fra virgolette, attaccato, molto buddista questo qui, se ci rimango attaccato, sono nell'errore, perché ho preso per viva una cosa morta, cioè il pensiero già pensato, e non il pensiero vivo dell'attualità del pensare. Questo qui ci dice poi, alla fin fine, ah, lo dice qua, l'atto. Se non deve, sarebbe la volontà poi, no? L'atto del pensiero, il volitivo rimanere nel presente. Appena dall'atto si scende al fatto, il fatto, cioè il passato, il già pensato, il fatto, factum, cioè una cosa che è già stata fatta, prodotta. Appena dall'atto si scende al fatto, si è fuori dal pensiero, in realtà. Si è nel mondo, dice lui, della morta natura, della natura morta. Non esistono fatti spirituali, cioè perché i fatti sono i prodotti, gli estrinsecati, i buttati fuori dallo spirito, i buttati fuori dal pensiero, ormai già pensati, vecchi, stantii. La volontà deve mantenersi in questo presente, altrimenti il già pensato è divenuto natura morta. Bene. Abbiamo visto che ora potremmo fare un milione di esempi, potevo portare Plotino, volevo portare, però non andiamo all'essenziale ancora una volta. L'essenziale è che tutte le volte che il pensiero si pone, si determina, si determina, si pone, è vero, d'accordo, ma in questo atto che nell'altra conferenza abbiamo chiamato la scelta, in questo porre, in questo de, allo stesso tempo si nega, cioè è già vecchio, se n'è già andato. Cioè la libertà, se vogliamo, il pensiero attuale, come lo chiama Gentile, l'immediato, è già scivolato un pochino più avanti, cioè se io faccio questo gesto, è già passato, nell'atto stesso in cui lo faccio. E il passato è già fuori dalla mia viva vita che ne può produrre un altro, ma non è quello di prima, anche se lo rifaccio uguale. Sarebbe la natura del tempo poi questa cosa. Ma in ogni caso ne viene che riflettersi, cioè il pensiero che pensa se stesso, dicono tutti questi personaggi qui, si autoaliena, cioè per l'appunto si scinde, si pone e però nel porsi è già una cosa vecchia, è già una cosa fuori di se stessa, è già una cosa che ha negato la sua vera natura. Ne abbiamo già parlato di queste cose qui altre volte. Vediamo che c'è dopo. Ah, infatti alcune cose, alcuni pensatori veri, tipo Carmelo Bene, che era un grosso filosofo, che faceva il teatrino, no? Lo volevo far vedere, anzi, ma non c'è l'audio. Carmelo Bene dice alcune cose sulla differenza fra atto e azione, che è come quello che Gentile dice, la differenza fra atto e fatto. L'azione, per Carmelo Bene, è proprio quella cosa che io l'ho fatta, me ne ricordo, la prendo a esempio per le azioni future, la prendo a monito, la prendo a punto di riferimento, ma non è la vita vivente, presente, immediata. Ve lo dico in una frase più. Siccome
c'è questa conseguenza implicita nell'autoriflessione, cioè dell'estraniarsi, allora se c'è questo, colui che prende seriamente la questione, per non finire a estraniarsi da se stesso, cerca sempre l'immediato, cioè cerca sempre quel presente di cui si parlava orora, l'atto perpetuo, il sempre vivere nel, e Carmelo Ben lo dice bene, nell'oblio dell'azione precedente, o direbbero i buddhisti, nel non attaccarsi alle cose che sono già, si sono già determinate, o che sono già uscite, o che si sono già astratte dal pensiero. Ve lo dico con parole di Carmelo Bene. Bisogna sospendere l'azione, cioè essere nell'abbandono, dimenticarsi del medesimo. Cos'è il medesimo? È quella mente che ho davanti a me quando ci penso, la rifletto, e che non è me, che è l'estrinsecato, il buttato fuori. Motivo per cui Schopenhauer si incazzava, no, non lo puoi fare perché ti butti fuori da te stesso e non sei immediatamente te stesso, ma sei te stesso in una mediazione, cioè te e un altro te che non è te, è un estrinsecato, una raffigurazione. Bisogna sospendere l'azione, cioè essere nell'abbandono, dimenticarsi del medesimo, se no non potresti agire. Beh, dice infatti non puoi agire. Quando compi questo gesto, e lì ce la faceva un gesto, quando compi questo gesto, questo è l'atto, cioè il presente, l'immediato. Ma nel gesto di Lorenzo de' Medici, che era uno spettacolo che faceva lui, e Lorenzo de' Medici si era esentato da se stesso, si era assentato da se stesso per poter contravvenire all'azione, cioè assentarsi da se stessi vuol dire impedirsi questa riflessione che ti ingabbia nell'immagine che essa produce. Quindi si era assentato da se stesso per poter contravvenire all'azione, l'azione che è quella incancrenente, per realizzarla, l'azione, derealizzandola, cioè impedirsi di rimanere legati a questa specchiazione raffigurante di sé, per derealizzandola così a pieno, cioè a vuoto, nel senso che ci si lascia andare alla non stabilità della riflessione, ma si rimane nell'immediato, nell'irriflesso. Questo cercano talvolta i mistici, no? E poi dice, tristemente, tutto ciò inevitabilmente se l'è arrogato poi lo storicismo, che ha riaffibbiato, restituito come se fosse il mal tolto, questo misfatto, cioè questo non fatto, alla storia. Cioè se io compio questo gesto, che è un atto di quelli nell'eterno presente, di quelli che sono un immediato svanire, che appena si compiono sono già passati, questo stare nell'eterno presente, visto dal di fuori in futuro, di esso possiamo solo dire, ah, è un fatto che è accaduto. No, non si è capito che gli eventi che accadono nella loro sorgiva natura immediata sono aperti nel campo di spighe, vero? Sono aperti nell'immediatezza. Poi, appena compiuti, appena delimitati, appena scelti, appena chiusi, sono staccati da se stessi, sono già alieni a se stessi, sono già il proprio passato, sono già una cosa che non è se stessa, sono già una differenza dall'origine. E quindi interpretare un atto di questo genere come un'azione è fargli proprio un torto, cioè restituito come se fosse un mal tolto. Questo non fatto, se lo attribuisci alla storia, non hai capito niente, e la storia da quest'atto immediato, fulgido, era stata sprogettata, sprogrammata. Ho riassunto qui sotto dicendo, dato che l'azione è un progetto cosciente, strutturante e quindi in un certo senso artificialità, l'atto mistico è l'immediato, cioè, e quindi è l'immediato svanire, non è l'attaccarsi a se stesso come risultato. Lao Tzu nel secondo capitolo dice, il saggio non si sofferma sull'opera compiuta e non fermandoci si non ne resta escluso, che è la stessa cosa. L'immediato è l'immediato svanire, perdersi, sfuggire come il presente eterno. E si può raggiungere solo nell'abbandono irriflesso, dice Carmelo Bene, cioè non mi attacco né alle identità di me, né alle riflessioni che faccio. Ma vedete quindi però, e qui veniamo all'ultima parte perché oggi ci danno anche un paio di risposte invece che sollevare solo problemi, una volta tanto perché è l'ultima, qualcuno è venuto 3 volte, il fe girare con tutta l'acqua, e quindi fortunatamente qualcosa di risposta dico, che credo che sia appena qui dopo, infatti. Allora, cosa abbiamo imparato da questo casino qui? Che è un casino, ve ne sarete accorti, lo faccio apposta. Ma perché lo faccio apposta? Lo faccio apposta non per intrigarvi i neuroni, ma affinché in questo intrigamento di neuroni che accade sicuramente,
voi capiate che c'è proprio un rischio. Václavic scrisse un librino che si chiama Guardarsi dentro rende ciechi, cioè che uno riflettendosi, osservando se stesso, e poi casca in questo dualismo sdoppiante in cui finisce per identificarsi con l'immagine che esce da questa riflessione e smarrisce l'immediatezza di se stesso, tanto che gli possono venire anche delle patologie che gli passano solo se uno riarriva a quel livello immediato, il quarto livello, se uno riarriva per un attimo con un lampo a riallineare tutti i piani del pensiero arrivando a quell'immediato, il riflesso, che, come dicevo l'altro giorno nel dojo e dico sempre a tutti, c'è il forte rischio di intenderlo davvero come l'imbecillità. Perché, infatti poi Carmelo Bene, spesso quelli del pubblico, no, dopo un po' gli facevano io non esisto, come dici te, no, io non esisto, io non ti faccio nessuna domanda perché io non esisto, io non ho capito nulla, ma tanto non si deve capire. E lui gli faceva, no, chiariamo una cosa, dice, essere nell'abbandono non è il privilegio dell'idiota, cioè il non capire, quando qui si delira del non capire, non vuol dire essere deficienti, diceva questo, e aveva ragione. Però allo stesso tempo diceva, mi manca molto Giuseppe Desa da Copertino, cioè l'asino che volava, che era un santo completamente analfabeta, diceva Carmelo Bene, fuori dal sospetto di ogni cultura, abissalmente ignorante, e così riuscendo sicuramente, dice, a depensarsi, no? Come appunto il tipico pescatore taoista che sta lì, non pensa a niente, ha buttato all'aria tutta la cultura, ha rifiutato tutto. C'è il rischio, questo è il rischio di cui vi avviso da 3 o 4 anni, da quando vengo qui, cioè di pensare che siccome bisogna essere in questo immediato, in questo sprogetto del progetto, in questo atto che non è l'azione, nell'eterno presente, che è quello, che è quel limbo che poi ogni meditazione cerca, il satori, il non avvinghiarsi all'immagine risultiva della riflessione, siccome bisogna cercare questo, poi uno dice allora sarò ignorante, nel senso, anzi fossi stato ignorante, no? Non avessi mai capito assolutamente nulla, starei meglio, perché non sarei sicuramente invischiato in questo tipo di complessità che nasce dal riflettere e dal riflettersi, che come credono i misologi, che sono quelli che non gli piacciono i logoi, che non gli piace ragionare, e come dicono i misologi è tutta fuffa, sono tutti sofismi, cioè te ti metti nel casino, pensi a te stesso, rimugini, c'è niente lì dentro, è un gioco di specchi, esci, vivi la vita semplice, no? Prendi un furgone e vai, no? Se ne ha visti tanti. Allora, come potrebbe essere, no? Abbandoniamo tutto, facciamo l'uomo semplice, facciamo le cose più semplici possibili, e invece dobbiamo riflettere molto su cos'è la semplicità. Perché è vero che i santi amano la semplicità, Tommaso d'Aquino un po' meno, ma è vero che i santi amano la semplicità, ma che semplicità è? Perché allora tutte le persone buone di cuore che stanno nella casina a mungere il latte con le loro manine, a pescare il pescetto, costoro sarebbero tutti dei santi. Non capisca nulla, non si pongano il problema, sono nella sacra innocenza e sono santi, hanno raggiunto l'illuminazione, no? Lao Tzu dice ritornare allo stato del bambino che con la sua purezza, eccetera, eccetera. C'è qualcosa che non torna, no? Cioè, sì, è seducente per tutti quelli che non hanno voglia di fare un percorso, uno studio, una difficoltà. È seducente. Tanto ha detto Lao Tzu che bisogna essere come bimbi, no? Oppure anche Odi Freddi, tante volte l'ha già ridetto quando parlava con i cristiani, no? Dice, l'avete detto voi che il cristianesimo è una religione da bambini, no? E dice, lasciate che i pargoli vengano a me, dovete essere nemmeno come bambini, ma come i gigli nel campo, no? Addirittura come vegetali. Dice, ecco, allora voi tenetevi, voi siate come bambini, io faccio la personcina grande. Ecco, come si fa a salvarsi da questa opposizione classica poi, no? Cioè fra la razionalità complicata, incasinata, dalla tecnica, dalla scienza, dalla matematica, dalla filosofia, dai rovelli che non tornano, dalle psicanalisi, dai casini che uno prova quando prova a meditare, che non gli riesce, la mente è incasinata. Cioè,
Come si fa a salvarsi dall'opposizione fra questa cosa e il buttare tutto alle ortiche, dicendo tanto ci vuole la semplicità, bevo un bicchierino di latte fresco e ho avuto l'illuminazione. Ragazzi, voi l'avete bevuto tutti un bicchiere di latte fresco, che qualcuno di voi abbia avuto l'illuminazione non mi risulta, a meno che poi per l'amor di Dio potrebbe essere, ma nel senso non per via di aver bevuto il bicchierino di latte fresco, ecco, non è intrinseco, voglio dire. Allora, su cosa dobbiamo riflettere? E ci riflettiamo. Ma cosa vogliono dire queste persone che da 2500 anni ci vengono a dire che quando la mente guarda se stessa si scinde, si smarrisce, si perde? Cioè, non sarà che questo pessimismo della riflessione, cioè l'irriflesso è bello, l'ingenuità è meravigliosa, lo stato originario del bambino, bellissimo, quando non si capisce nulla. Quando invece si comincia a pensare, a diventare razionali, a concretizzare un pensiero, a riflettere su se stessi, ci si perde, succede un casino, allora vedete, allora poi si deve allora ritornare a quello stato di innocenza perduta, se vogliamo, perché ho provato a buttarmi nella riflessione, è successo un casino, che allora era meglio se me ne stavo, no, a casa, perché se dovevo finire nel fatto che l'azione è uno sprogetto, che l'azione è il porsi che ponendosi si nega e non sei te stesso quando, e allora poi il pensiero si pone ponendosi si nega, allora ogni atto diventa contraddittorio e la libertà è il coso, è il se stesso che è davanti non è il se stesso che gli è qui, è la filosofia, è Kant, Hegel, oh ma io stavo a casa, era meglio, no? Viene fatto da pensare questo qui, tanto che uno appunto da Carmelo Bene in poi, chi è nel vero centro di questo casino, ambisce a ritrovare quella semplicità perduta nella complessificazione che con sincerità questi si sono buttati nella pozza di Nessus e si sono messi lì e hanno detto vediamo che c'è, no? Alieniamoci, visto che evidentemente riflettere è alienarsi, via, alieniamoci, vediamo cosa succede, facciamo questo incasinamento. Cosa ci vogliono dire queste? Cioè, qual è il vero messaggio che noi dobbiamo un po' trarre da questa cosa? E naturalmente io ve lo dico, ma poi voi studierete, perché se no risiamo al discorso del bicchierino di latte, cioè io ve lo dico, ma non è che ve ne fate di qualcosa. Ve lo suggerisco, perché spero che magari vi possa dare quelli che insistono da un po', magari che lo so che insistono da un po', infatti oggi siete pochi, ma buoni. Ecco, vi do una direzione. Primo verso del Tao Te Ching, Tao Ke Tao Fei Chang Tao, che è questo discorso che abbiamo fatto ora. Cioè, guardatelo qui, questa parte, avete la manina, sì, questa parte qui. Tao Ke Tao, c'è scritto qua, Tao Ke Tao Fei Chang Tao, che vuol dire il Tao che è il Tao non è il Tao, e si riparte, no? Cioè, il Tao, le traduzioni sono le più svariate, che sono... Le traduzioni sono le più svariate, cioè il Tao che può essere pronunciato non è quello che fu da sempre, il Tao che può essere detto non è il vero Tao, seguitemi se vi mettete a leggere le didascalie sotto, anticipate i prossimi 20 minuti, il Tao che è il Tao non è il Tao, cos'è? E ci risiamo, no? Cioè Tao che è Tao, cioè un Tao riflesso, non è Tao, poi dopo dice Ming che Ming fei Chang Ming, cioè il nome che è il nome non è il nome, è aridaia, cioè tu rifletti, specchi, speculi, la mente guarda se stessa e non è più se stessa, no? Proviamo a leggerla in un'altra maniera. Proviamo a leggerla, io ve l'ho messa con l'equazioncina. Tao uguale Tao, diverso da Tao. Cioè, il Tao che si riflette, Tao uguale Tao, non è il Tao e basta. Come, allo stesso modo in cui, come vi dicevo prima, un conto è una mano, un conto è il pensiero di una mano. Anche se nella mano c'è già il pensiero di una mano, ma se io penso a una mano, non penso al pensiero di una mano. Allora, a cosa serve sottolineare questa differenza? Noi, quando leggiamo il Tao Te Ching, da 2500 anni, che poi viene tutto di lì, anche gli occidentali, tutto, noi quando leggiamo il Tao Te Ching, i classici taoisti, e lo Zen, e tutto, noi diamo sempre per scontato che questa cosa voglia dire che se il Tao viene pronunciato, descritto, teorizzato, l'ho già perso.
che una cosa, una qualsiasi cosa, se viene schematizzata, definita, rappresentata, non è più quella cosa, implicitamente con ciò dicendo che il mistico sarebbe quella cosa che se ne sta al di là di tutte le definizioni, al di là di tutto l'affare, al di là delle nostre determinazioni. Cioè, Tao che Tao fei shang Tao vuol dire il Tao che può essere detto hai già sbagliato. Noi lo leggiamo così. Ma attenzione, il cinese, Lao Tzu, il testo esoterico, dice in realtà, quello, l'unica cosa che davvero possiamo constatare che dice, è che Tao uguale Tao, Tao che Tao, diverso, Fei Chang, non è assolutamente diverso da Tao. Cioè, Lao Tzu sta rilevando una differenza abissale, perché Fei Chang vuol dire assolutamente no, sta rilevando una differenza abissale fra Tao e Tao che Tao. Cioè sta dicendo, guardate che A, perché dopo lo dice col nome, quindi una qualsiasi cosa nell'uguaglianza con se stessa, nella riflessione, differisce dal semplice suo essere lì. Non ha mai detto che il suo semplice essere lì è meglio o più originario della sua riflessione in se stesso, eh? No, no, anzi nei versi dopo, che ora non vi tedio, ma dice che le due cose sono una unica, i due atti sono uno unico, e però hanno determinazioni differenti ed in comune hanno il mistero, mistero dei misteri, la porta di tutte le meraviglie. Non mi sembra che propenda da una parte o dall'altra. Allora attenzione anche a queste cose, Gentile, Schopenhauer, Platone. Attenzione a dire io determino, pongo, scelgo, escludo, definisco. Qualcosa va perso, ragazzi. Qualcosa così facendo è andato perso, mi toccherà recuperarlo, oppure si incazzerà tantissimo e mi ruberà il posto. No, qui semplicemente sta dicendo che la realtà, il Tao, mettiamo, nel riflettersi, cioè sta dicendo che riflettersi, specchiarsi, significa separarsi, scindersi, oppure vuol dire eccedersi. Questa è una parola che vi suggerisce la direzione che vi voglio dare. Che vuol dire eccedersi? Allora, un conto è se voi dite separare, scindere, un conto è se voi dite eccedere. Cioè, cos'è questo movimento che tutti i filosofi constatano, che tutti i mistici constatano? Cioè, che l'atto del porsi, del porsi vuol dire riflettersi, guardare se stessi. L'atto di guardare se stessi crea che cosa? Una scissione? Davvero? Siamo sicuri che crei una scissione? O crea una qualche eccedenza? Che cosa vuol dire eccedenza? Vuol dire, attenzione ragazzi, il Tao, una qualsiasi cosa, perché dice poi anche Ming che vuol dire una qualsiasi cosa, un conto è lì, messa lì, semplice, un conto è riflessa, riflettuta. E allora che vuol dire? Vuol dire che, e torniamo al discorso della semplicità, la semplicità non è il Tao, il riflesso. La semplicità è il Tao che ha in sé anche il Tao uguale Tao. Che cosa è la semplicità? La semplicità è questa mano. Se io penso a questa mano, non ho più pensato a questa mano, ma al pensiero di questa mano. E la mano l'ho persa. Allora qual è la vera natura dell'autocoscienza di questa mano? È che io, mentre penso questa mano, e penso il pensiero di questa mano, ma implicitamente. Cioè il pensiero di questa mano se ne stanno insieme, co-originari nella dualità ben espressa dal Tao, ma non si vede che è così. Cioè io vedo solo questa mano, come diceva Schopenhauer, io me lo dimentico, che io quando penso a questa mano non è che sto a pensare alla coscienza in sé, al fatto che questa mano ci sia. Heidegger diceva l'ontico e l'ontologico, cioè un conto è che noi si sia qui, e qui c'è una sedia, un conto è cosa c'è qui, un conto è che si sia qui.
Un conto è cosa la mente pensa, un conto è che la mente pensi implicitamente invece che non pensare, come quando i filosofi chiedono perché c'è qualcosa invece che nulla, è quello stadio di coscienza lì. Allora andiamo a riassumere questo discorso. Cosa significano tutti questi discorsi? Non è che invece che scoraggiarci dal pensare o dal fare questo atto di scelta, di posizione, di riflessione, di mettersi davanti a sé, ci vogliono dire che la vera natura della mente è l'autocoscienza, che la mente è un guardar se stessa, nel senso che la mente non è solo la mente, cioè i suoi contenuti, ma è la mente della mente, cioè è che la mente ci sia, e che quindi un conto è la semplicità intesa come io guardo quella sedia e mi dimentico di me stesso, oppure io guardo me stesso e mi dimentico di quella sedia, che la semplicità sia io guardo in uno stesso atto la mente che guarda quella sedia e quella sedia presente alla mente che guarda quella sedia, eccetera eccetera, e che c'è tutto l'infinito dentro questo atto qui, che allora sì può essere la semplicità del bicchierino, dell'acqua, della pesca, del coso, cioè un conto è la coscienza che noi abbiamo, un conto è la coscienza del Buddha, del saggio, dell'illuminato, del Satori, che è la stessa coscienza, sì, ma non è vero che è la stessa coscienza, non è vero, è semplice come quella lì, include tutto ciò che non si vede. E cos'è che non si vede? Come dice, sai, la realtà che non si vede, dice, io squarcio il velo di Maya e sotto c'è i mostri di Lovecraft, e sotto c'è gli angeli delle gerarchie angeliche di Dionigi Areopagita. No, non è che la realtà nasconde qualcosa di chissà che, la realtà nasconde che la realtà è, detto in altri termini, diceva il Severino, come un cacciatore segue col fucile il volo degli uccelli nel cielo, beh, implicitamente tende a dimenticare il cielo, perché la sua attenzione è focalizzata sugli uccelli che volano, perché la sua attitudine è predatoria, guarda gli uccelli che volano nel cielo, che deve sparare, e non pone l'attenzione sul cielo, ma il cielo c'è lì come sfondo, viceversa se guardasse il cielo non sparerebbe a nulla perché quelli li passano. Allora, la realtà è fatta così, cioè il fatto che ci siano dei contenuti ci distrae dal fatto che la realtà ci sia. Questa è l'awareness, la natura della coscienza o della consapevolezza o dell'essere. Cioè, l'essere non è qualche cosa, l'essere non è un microfono, un tavolino, non è la giornata di ieri, non è me, non è te. Eccede, no? Eccede. Ma di quanto eccede? Cos'è? Cos'è l'essere? Può mai venire qui? Si può mai far vedere qui? Di quanto eccede le cose che ci sono? L'essere è le cose che ci sono più il fatto che ci siano. Detto in altri termini, l'essere è l'identità con se stesso, cioè è Tao che è Tao. Cioè il Tao è l'identità con se stesso. Non è il Tao che è il soggetto dell'identità con se stesso, che quindi esiste un Tao senza identità con se stesso e poi esiste l'identità, così come la mente. La mente non è una cosa che poi riflettendo si diventa un'altra cosa. No, la mente è il riflettersi. La mente non è una cosa che si riflette, non è una cosa che oggi si riflette e domani no. La mente è questo atto di riflettersi, di specchiarsi. Lo specchio non è un atto che la mente fa, ma la mente è un risultato dello specchio. Perché in fondo al segreto di tutta la realtà non ci sta una sostanza ferma che poi può fare un'azione o un'altra, ma la sostanza, l'esser sostanza della mente, cioè il fatto che la mente c'è, è dovuto proprio all'autocoscienza. L'autocoscienza non è una cosa che può esserci o non esserci, a cui io posso arrivare o non arrivare, che se ci arrivo succede un casino, che se non lo faccio magari succede un altro casino. No, no, no. E allora, detto così, uno dice, ma che si fa a fare la meditazione, no? È perché un conto è vivere, fra virgolette, nella prima semplicità, che in realtà è puramente dimentica di uno dei due lati di questa contraddizione. La semplicità è che io penso alle cose che ho da fare, alla mia vita, oppure penso ai groviglie. La vera semplicità è quando questi due lati non sono più due lati, ma sono sovrapposti l'uno sull'altro, differiscono dalla semplicità normale,
ma sono semplici quanto la semplicità normale. Ma perché vi ripeto, che questo registratorino sia qui, sì, è un registratorino, ma che esista questo registratorino, che esista a questo momento, che ci sia qualche cosa a liquid est, è l'essere. Ma questo essere non si vede, noi come cacciatori vediamo il registratorino, difficilmente diciamo c'è, esso c'è, eccolo qua, questo esserci dell'essere noi non lo vediamo tendenzialmente. Allora arriva sempre un Lao Tzu a dire: guardate, non c'è solo il registratorino, c'è anche l'esserci del registratorino, guardate, non c'è solo questo nostro star qui, c'è anche il fatto che noi lo pensiamo, non c'è solo la mente come coscienza, ma c'è anche l'autocoscienza. Se non ci fai caso, non si ispessirà mai la tua coscienza, rimarrà superficiale. C'ha una profondità, ma non lo sai. E quindi implicitamente isoli la superficie dell'acqua da quello che c'è sotto, perché credi che non ci sia un sotto, perché tu vedi solo la superficie. Allora ci vuole un Lao Tzu che dica: guarda, Tao che Tao, Fei Chang Tao, cioè guarda che il Tao che è se stesso non è la stessa cosa come credi tu. Ma tu credi che il Tao, e il Tao che è il Tao, dice sì, è uguale, dai, è una tautologia. No, no, il raddoppio della tautologia non è una cosa che può essere fatta o non fatta. Cioè, è sempre lì, ma tu non lo vedi. Perché? Perché la realtà è stronza, ti si sottrae, è cattiva, non vuole farti vedere che c'è qualcosa di più. No, perché è fatta così. È fatta in un modo tale che tu non ci fai caso. E meno male è fatta così, perché se non ci fosse sia la seggiola che l'esserci della seggiola, tu ti potresti mettere a sedere. Se ci fosse solo l'esserci della seggiola, ben visibile, no? E se ci fosse solo l'esserci della seggiola, non ci sarebbe la seggiola. Quindi è naturale, è normale che la vera essenza della realtà, il che la realtà ci sia, l'autocoscienza, non si veda. Perché sfugge di natura, non si fa vedere, non, lì per lì non ci fai caso. Sei distratto, dice il buddismo, sei attaccato alle cose che ne escono da questo origine, permanendovi, ne escono permanendovi. Già, perché dico ne escono? Perché si determinano in un modo tale che io sto attento solo a quelle lì. Oppure quando vado a fare il filosofo, come diceva Platone di Parmenide, cancello il mondo e penso solo all'essere, no? Vedete, Parmenide diceva l'essere è, e io, te, questa seggiola, il divenire è, non c'è nulla, perché ha spostato l'attenzione solo sull'essere del mondo e il mondo non c'era più. Allora, queste due metà stanno consustanziate, e però noi tendenzialmente ciò che più conta, cioè il fatto che la natura della realtà sia questa autocoscienza, questa doppiezza, noi non ci facciamo caso. E leggiamo il primo verso del Tao Te Ching come Tao Ke Tao Fei Shang Tao, cioè come dire: guarda, quando tu nomini una cosa l'hai già rovinata, quando tu ti raffiguri te stesso non sei già più te stesso. E questi sono tutti consigli all'irrazionalità, cioè come dire: via, vivi un po' così, no? Vai a pescare, vai a fare. Non ci incasta niente, ragazzi, è una indicazione verso la natura più profonda della realtà, cioè che è quella che l'identità con sé della realtà, cioè che noi ci sia, che l'essere sia, non è visibile, ma è il fondamento di tutto. Che il Tao sia il Tao, che ci sia questo raddoppiamento, che la mente veda se stessa, che la mente abbia coscienza. Ne verrebbero tante di quelle cose, tipo che in realtà noi siamo perfettamente autocoscienti di tutto quello di cui in realtà non siamo autocoscienti, come diceva l'altra conferenza, l'inconscio in realtà è conscio. Cioè noi in realtà sappiamo tutto quello che potremmo mai sapere esplicitamente, lo sappiamo implicitamente, ma non lo sappiamo. E allora il saggio invece lo sa. Il saggio è colui, dove c'è Cerboni, dov'è? Non c'è una fase di affari suoi. Cerboni diceva, quando spiegava Dante, che l'intelletto astratto vede la vita come camminando su una strada: vedo il numero 1, vedo il numero 3, vedo il numero 5 del condominio. E invece l'anima è quella cosa che, passando sopra, tipo l'aereo, tipo il deltaplano, vede la città tutta insieme. No, no, ne verrebbe da questo discorso che in realtà noi conosciamo la città nella sua totalità e tutti i suoi numeri, uno per uno. E il saggio te lo può far vedere, perché questa cosa qui, nell'uomo comune, fra virgolette, non è visibile, non è manifesta, non sa di averla questa profondità.
L'uomo saggio invece è in grado, se gli chiedi chi c'è al numero 2, chi c'è al numero 4, chi c'è, lui te li dice, non sta solo volando sopra, non sta isolando la visione generale o la visione particolare. E tutto questo ne viene dal fatto appunto che la natura della mente è l'autocoscienza. E allora che cos'è la meditazione? Niente. La meditazione, ragazzi, mi spiace se vi deludo, non si può fare. Non si può fare, nel senso che non è un fare. Leggete un po' di Bodhidharma, leggete un po' di Zen, leggete il trattato della pulizia dei tendini, qui là su e giù, leggetevi i saggi del Suzuki, leggetevi... Cioè, un qualunque zenista, un qualunque meditante vero, cioè dei monaci, quelli veri del 500, ve lo diranno. La meditazione non la puoi fare, nel senso che non è che te ti metti lì, oggi chiudi gli occhi, poi pensi... No, trattasi di capire queste cose. Perché se io non so dove guardare, hai voglia metterti a sedere. Bisogna comprendere come è fatta la realtà, come è fatta la mente. Allora vedete che non è inutile tutta quella complessità. Sicuramente mi perdo, eh? Cioè, quando io mi metto a ragionare su questa roba, è un casino. Ma questo casino, questa contraddizione in cui io incorro quando la mente si riflette, non è che mi perdo per sempre, allora era meglio che stavo a casa, no? No, no. È il procedimento con cui io mi rendo conto di quell'abisso sconfinato che immediatamente mi è, che io mi sono, come diceva Carmelo Bene. E nel momento in cui incomincio a rendermene conto, sicuramente chiaramente mi sento perso, è come la vertigine, no? Però la meditazione, per l'appunto, non è una pratica che oggi imparo a fare, è come uno dice imparo a fare, che so io, il falegname, imparo prima a fare questo, poi imparo a fare quell'altro, poi piano piano imparo a fare questo e quell'altro, cioè non è un processo di questo tipo. La meditazione è un rigirare, come la filosofia, è un rigirare sempre sulle stesse inutili cose, che non portano a niente, finché a un certo punto, finché a un certo punto asson di ragionare su questa roba. Perché mentre succede questo ragionamento, anche se sembra che vada a vuoto, non è vero, è il training che la mente fa per riuscire a guardare se stessa e per venire là dove la coscienza e l'autocoscienza coincidono, senza separazione. Perché la mente, l'ho scritto qui, non è una finestra, un riflettere, un rappresentare, un falsificare, un porsi davanti a sé. La mente ha, ovvero è, sostanza, substanzia. Cioè la mente non è un tramite, come una finestra è un tramite, una finestra è una cosa che deve essere diafana, è un'apertura che mi fa vedere il mondo fuori, ma se io guardo la finestra è come dire il dito e la luna, no? Dice, guarda qui, guarda là dove sto indicando. La mente non è un indicare la roba, la mente non è una trasparenza attraverso la quale io vedo un mondo fuori dalla mente. Mens, infatti, la mente viene da manere, no? Mens vuol dire manere, permanere, substantia, hypokeitsai, cioè vuol dire stare. La mente è un qualche cosa che sta, o meglio, la mente è lo stare della mente, la mente è questa sua sostanzialità autocosciente, alla quale si perviene, no con l'esercizietto, alla quale si perviene molto intensamente, lanciandosi in questo procedimento di ricerca di questa roba qua, che solo dopo si trasforma in percezione. Cioè, detto in altri termini, infatti esiste una forma nel karate che si chiama Meikyo, che è molto avanzata, anche se è molto semplice. Uno dice, tutti si dicono, ma perché il Meikyo? Che è una forma molto semplice di karate, che vuol dire vuol dire pulire lo specchio, è un kata superiore, una forma superiore, anche se è semplice, e comincia proprio con un movimento di pulire lo specchio e metterselo davanti e guardare, e è in una posizione, nella posizione del cavaliere, in Kibadachi, cioè molto stabile, che non avanza né con la destra né con la sinistra, e si guarda nello specchio in Kibadachi, cioè si guarda nello specchio con la posizione del cavaliere, cioè stabilmente, perché la mente quando guarda, non solo la mente, e qui concludo, non solo la mente, col Zdeng, non solo la mente quando guarda se stessa non è vero che si perde, che succede tutto quel casino lì, che quindi la mente non può guardare se stessa, oppure che guarda solo se stessa, non guarda la roba. Quelle sono tutte cose, sono il velo esoterico, sono il velo di fraintendimenti in cui si può incorrere quando si guarda questa
questa natura ultima della realtà che è Tao Ke Tao Fei Shang Tao. Quando si guarda questa cosa, se si capisce male, si capisce che la mente guardando se stessa si scinde. Se si capisce bene, si capisce che quando la mente guarda se stessa si eccede, cioè si approfondisce. E quando è che la mente guarda se stessa? Sempre, la mente è un guardare se stessa. Cioè la mente è un qualche cosa che ha una profondità, una densità, una sostanza. E non è una finestra aperta che rappresenta cose che non sono la realtà. La mente è realtà. Non ho detto che non esiste la materia, seguite a modo. Ho detto, la mente ha una sostanza, esiste, subsiste, ipostasi, c'è. Quindi la mente è il suo stare in sé, ma vedete che stare in sé è un raddoppio. La mente non è una cosa la quale, casomai, martedì e giovedì può stare in sé o non stare in sé. La mente è il suo stare in sé, come il Dio di Anselmo, come il Dio di Sant'Anselmo, è l'essere di Dio. Bene, basta, anche perché poi semmai qualcuno mi farà delle domande, perché io ve l'avevo detto che questa era quella difficile, perché se uno la voleva più facile veniva la settimana scorsa, oppure verrà l'anno prossimo, perché è difficile così non le faccio più, basta. Questa era perché qualcuno è venuto 3 volte e si è meritato una risposta che dice ma è incasinato di più, che lo so, però è la risposta quella, non si può fare niente. Io l'unico consiglio che vi posso dare, ragazzi, è di studiarla questa roba, perché, ecco il discorso della meditazione, non è un fatto accademico, sapete, che uno sta lì come i sofisti e dice, ah sai, l'essere è il non essere, allora se l'essere fosse l'uno, il due, il tre, no, qui succedono cose, come vi ho detto l'uomo saggio, poi ve lo fa vedere, ecco perché ho fatto la manifestazione d'arti marziali, vero? E quando poi si cresce in questa consapevolezza, la mente che è cosciente di avere quella profondità, la sente, la conosce, la vive, che non è una scusa per bere il bicchierino e non studiare niente, ma non è nemmeno bene mettersi a studiare un mucchio di cose senza vivere metafisicamente l'esperienza di questo raddoppio. E come si fa? Ci si mette lì e si pensa? No, si frequenta un'arte vera, un'arte, io il pianoforte, so io, le arti marziali, la pittura, quelle cose che esistono da sempre. Si persegue, si va avanti, si pensa a questa cosa, ma l'importante, io vi posso esortare solo non solo a viverla questa cosa, ma anche a studiarla, e non solo a studiarla, ma anche a viverla, perché laddove manca uno di questi due pezzi, non c'è niente, dice non è che ce n'è metà, non c'è niente, va bene? Basta, io vi ringrazio tantissimo dell'ascolto, è compito tuo far partire l'applauso, Raffaele, sei il pubblicitario, io sono di Dio. A questo punto, se qualcuno vuole fare qualche domanda, noi plurale maiestatis Papa Ratzinger siamo qui. E qualcuno lo deve fare, sennò poi vengono alla fine e mi dicano: oh, ma io devo fare una domanda. Per Dio, siamo qua. Dai, il coraggio è tutto nella vita. Lanciatevi a Nessus, dite qualcosa. Un chiarimento, una curiosità, un qualsiasi cosa. Se no, o è tutto chiaro, o uno non ha capito nulla, c'è un abisso fra le due, appunto, fra le due cose. Sì, l'unico sistema mi sa che è che ti arrivi un microfono, e che qui non c'è nemmeno quello, mi sa che non c'è quello, non c'è. Sì, parla un pochino forte. Con la recitazione di un mantra. Allora, sì e no, nel senso, la recitazione di un mantra è come il discorso della pratica, no? Cioè, con la recitazione di un mantra da zero, cioè io non so nulla, faccio il professore di ingegneria, so, oppure faccio il pittore paesaggista, o non lo so, e prendo mi metto lì e recito un mantra, o quelli classici, o quelli del tantrismo, o quelli del buddismo, o quelli del buddismo Nichiren, o quelli mi metto lì e recito un mantra da zero, eh? Infatti io ho letto tante, non so se te sei della Soka Gakkai,
Ok, allora, se uno, ho letto tante volte qualche libro divulgativo, perché poi Nichiren ci ho provato, ma è alto, dopo 150 pagine basta, era lunghissimo, le Nichiren da Shonin. E invece tanti libri di Asoka Gakkai l'ho letti, anche perché ho una cugina della Gakkai, e c'è scritto spesso: quando ti prendi un'aspirina, no? Ti dicano mica come funziona, però funziona uguale, scritto testuale. E per cui uno dice, il mantra funziona uguale, cioè te prendi il mantra e come l'aspirina non sai se funziona o no, anche se non sei medico, l'aspirina funziona, no? Ecco qui il mantra. Se non sei medico, cioè nel senso, il mantra è fatto in un modo tale, il mantra e tutte le altre cose, tutti gli altri tipi di pratiche che volgono a questa cosa invece che a farti passare la febbre, se non sei medico, nel parallelo, non funziona. Nel senso che mettersi semplicemente lì a recitare un mantra è risposta anche 10 anni, ma l'illuminazione non l'avrei mai. Possono succedere, se ne parlo anche con la Paola Bocca che non vedo a lezione. Atavia. Sicuramente può avere dei risultati di altro tipo, tipo c'ho l'ansia, ho troppi pensieri per la testa e altre cose di questo tipo, mi metto a recitare un mantra, ci sto il suo tempo, no, 3 volte, ci sto il suo tempo, dopo un po' sicuramente non penso più ad altro, mi do una calmata, l'atto stesso rituale di mettermi lì alla sua potenza, eccetera, eccetera, ma sono cose che rientrano più o meno nel condizionamento, nell'autosuggestione o nell'effetto, diciamo, placebo. A meno che la recitazione di un mantra o qualsiasi altra cosa non venga spontaneamente, essenzialmente prodotta da una crescita spirituale ad ampio raggio, in ampio senso, per cui se un maestro pronuncia un mantra, funziona. Se un allievo pronuncia un mantra, funziona un po' meno. Cioè, non è il mantra che funziona, è la maestria da cui promana l'atto coscienziale di fare questa cosa che funziona. E poi bisogna vedere in che senso funziona. Perché per arrivare a questo stato di ampliamento di coscienza, eccetera, eccetera, ripeto. Io lo so che è sgradevole, però io vi invito a diffidare dalle vie troppo facili, perché non c'è nessuna ricetta o tecnica, e qui posso rivolgermi sia al mantra del buddismo Nichiren, sia alle tecniche della PNL, che alle tecniche della psicanalisi che prese alla lettera da quelli, che qualsiasi tecnica, in quanto è tecnica, non funziona. Perché non è la tecnica di karate, Hiraken Tsuki, metto le mani così, punto alla gola qui, al pomo d'Adamo, gli do un colpo, quello lì schianta, non è mia vero. Perché il fatto di mettere la mano così, di mirare alla gola, certo che è una tecnica che può distruggere un avversario, ma... Bisogna vedere chi la fa, perché? E bisogna vedere chi è l'avversario, perché forse io se lo faccio su tante persone mi riesce, se lo faccio su un avversario più bravo di me, quello quando arrivo al momento lì, quello si sposta, lo colgo lì, mi tronco le dita. Oh, e no, quindi non è la tecnica della mano messa così, che è la tecnica segreta, la quale non ha funzionato. Viceversa, però, se un maestro di arti marziali ha l'accortezza in quel momento, dalla sua esperienza, dall'energia del suo movimento, dalla capacità e dalla conoscenza delle situazioni, e dallo studio che ha fatto, e dall'insegnamento che ha fatto, e dall'esperienza che ha, a un certo punto lascia andare quel colpo lì e quello muoia, è chiaro, sicuramente. Ma è il maestro che ha ucciso l'avversario, non la tecnica. E così un pianista che faccia il Chiaro di Luna di Beethoven, se lo fa Benedetti Michelangeli, è una cosa spettacolare. Se lo fa... buttiamo acqua su, buttiamo legna al fuoco, facciamo del male, che se lo fa Giovanni Allevi è una rottura di palle, che la metà basta. Allora diciamo pure uno che non sa fa, che l'ha imparato l'altro giorno. Allora dice, ma Chiaro di Luna di Beethoven è bello uguale, è bello, quello ci puoi scommettere.
Ma se lo fa Benedetti Michelangeli al chiaro di luna, in quell'altra maniera funziona solo perché una volta hai sentito Benedetti Michelangeli che lo faceva e ti rimette a mente quello lì. Se no è una schifezza indegna che te quando lo senti, io, a parte Giovanni Allevi che poverino fa quelle po' e po' poco, ma altri che no. Quindi la musica anche lì dice, sono quelle note matematicamente, pitagoricamente, che messe in quell'ordine producono nell'uomo, non produca nulla, è il musicista che fa la musica, no la musica scritta, e idem per qualsiasi altra tecnica per raggiungere l'illuminazione. Tutte le tecniche per raggiungere l'illuminazione sicuramente son buone a ottenere quel risultato lì, ma non è che ti aiutano se te le fai non sapendo niente o risparmiandoti la difficile e intensa fatica di cercare l'assoluto con altri mille mezzi e volgendo la tua vita a quella ricerca lì. La tecnica è impotente, l'eros della ricerca è onnipotente. Dai, chiedetemi qualcosa, bravo Raffa, vedi che quando poi parte uno, poi parte quell'altro. Siamo nella pubblica agora ancora una volta. Non volevo fare domande, ma la tua risposta me ne ha provocata una, e quindi le tecniche, per quanto siano raffinate e distillate anche in studio profondo, di per sé non funzionano. Di per sé. Di per sé. Hai citato la programmazione neurolinguistica, della quale Perché sono se ne fiero, litigava ieri, no? certamente. E anch'io mi sono reso conto che quella tecnica, la tecnica A, della PNL, salve, se la fa Richard Butler funziona, se la fa un altro no. Io stesso, arrivato a un certo grado di maestria, se la faccio io funziona, se lei la fa uno che mi ripete i passi. E spesso si è detto, è la convinzione in cui lo fai. Cioè io ho visto dei trainer PNL fare la tecnica precisa precisa e non ha funzionato, e di farla con l'intenzione giusta, anche se mancava un pezzo di questa tecnica, funzionava. Allora la domanda che ti faccio è: che cosa dobbiamo cercare? Che cosa dobbiamo insegnare? Cioè, anch'io come PNListista, cosa devo insegnare agli altri? Perché quello che conta alla fine del mio potere personale è la maestria del maestro. E come si fa a trasmettere la maestria del maestro? Bravissimo. No, io rispondo volentieri, ma brevemente, sennò poi magari viene la porta e ci butta fuori. Allora, cosa bisogna cercare? Chuang Tzu ti direbbe, e anch'io perché valgo meno, quindi mi accodo, Chuang Tzu, perché così di presa è contento, perché ti vedi Chuang Tzu, valgo meno, ma die che non si sa. È vero? Allora, Chuang Tzu ti direbbe va bene tutto e anche niente, nel senso che non dipende veramente se te fai la fisica quantistica, la PNL, la chirurgia toracica, l'architettura, e per l'appunto dipende dalla maestria, perché tutto è uno, nel senso che esiste questa radice, dovremmo discuterne molto perché ora io ve lo dico così, ma se fossimo dei veri filosofi, ora si sta qui 26 ore a discutere: esiste una radice comune di tutto il sapere che può portare a far esistere normalmente uomini come Miyamoto Musashi, che era il più bravo maestro di spada del 600, il più bravo pittore del 600, il più bravo scrittore del 600 e porca miseria, e il più bravo maestro zen del 600. Cioè, perché esiste, dice Musashi, una volta raggiunta la maestria in un'arte, se sei maestro, raggiungerai molto brevemente la maestria in tutte le arti. Allora dice cosa bisogna insegnare. Non so cosa tu intenda per insegnare, o trasmettere, o fare, o cercare. Io l'unica cosa che suggerisco. Allora, io quello che bisogna trasmettere a se stessi e agli altri è innanzitutto la onestà, che si chiama Makoto in giapponese, Makoto, Makoto vuol dire sincerità, spontaneità, fluidità, libertà, vuol dire anche verità. Un giapponese quando dice, ah è vero, ieri siamo andati, dice Makoto, che vuol dire è spontaneo, è vero, è così, è sincero. Perché la sincerità è quello che dicevo prima. Cioè, bisognerebbe cercare di fare il possibile per non raccontarsela.
In nessuna maniera, non raccontarsela vuol dire di tutto. E non raccontarsela non vuol dire che uno arriva alla cosiddetta umiltà, no? E dice, ok, io non me la racconto, non so fa niente, mi basta così. Anche quello lì è un raccontarsela, perché se uno vede che il percorso è difficile e esce e dice, ok, non me la racconto, non sono buono a nulla, come dicevi te, al coso motivazionale, no, non sono buono, sono un fallito, no? È raccontarsela. Perché è un tirarsi fuori dalla fatica. Eccoci, allora, Hegel diceva la fatica del concetto, no? Bisogna fare, bisogna prendere su di sé la fatica del concetto. Oh ragazzi, ma chi me lo fa fare? Cioè, nel senso, ma diciamoci la verità, anche le scuole, no? I bimbetti che non vogliono studiare, mettiti a studiare a Manzoni. Ragazzi, a Manzoni è palloso. Cioè, ma capiamola sta cosa una volta per tutte. Mi dispiace per Fontani, magari li garba. Ah, Fontani non li garba Dante, io boh, perché l'abbiano fatto preside, io non lo so. Ma cioè, non, è vero? Non bisogna assolutamente prendere su di sé la fatica del concetto. Oh, ma dove siamo? Anzi, bisogna fare il contrario. Bisogna, Platone, bisogna avere l'eros stessa, l'etheias, cioè bisogna godere della ricerca della verità. Quando ti dicano devi fare un percorso difficile, ma chi me lo fa fare? Allora, quello che dobbiamo cercare di fare insegnandolo agli altri o a noi stessi è in generale l'entusiasmo della ricerca. Non che uno dice, ma quello è faticoso, perché se la ricerca è faticosa, poi per forza prenderò la via breve. Allora, la ricerca non deve essere faticosa. Messi di fronte alla ricerca dell'assoluto, bisogna sentire l'ero stessa, l'ezeia, se bisogna dire, oh, bellissimo. Allora, quando dice Platone, l'anima è trasportata, dai, gli vengano le ali e via, per gradi, quel che vuoi, eh? Però bisogna seguire questo strascinamento erotico dell'anima che si innamora dei logoi, dei concetti, dei discorsi, della verità, della ricerca e andargli dietro il più possibile. Se Manzoni non ti garba, non lo devi leggere, perché è noioso. E tanto lo leggerai prima o poi, forse. E quello che invece bisogna fare è che se una cosa ti garba, la devi fare dalla mattina alla sera, senza interruzioni. Perché se fai così, se non ti dai limiti alla volontà, alla spontaneità e alla sincerità della ricerca, puoi ottenere qualsiasi illuminazione tu voglia. Se invece ti affidi a una qualche tecnica, o a una qualche cosa, una qualche religione dogmatica, e può essere dogmatico il buddismo, può essere dogmatico il taoismo, può essere dogmatico lo zen, può essere dogmatico il cristianesimo. Volendo tutto può essere dogmatico, dalla matematica a Gesù, eh? L'attitudine del dogmatismo è un'attitudine, non è che dipende da una o un'altra cosa. Se tu lasci andare e dici, mi garba questo, sono curioso di guardare questo, voglio guardare questo, quando mi rompo coglioni smetto, ne faccio una, ma a patto che si segua sempre l'ero stessa. Se fai così, sicuramente arrivi, dice il linguaggio abilmente vago, arrivi dove? No, l'ho detto dove. Si arriva lì, un pezzo per volta, tutto insieme, ma ci si arriva. Viceversa, ripeto, se uno ha questi doveri della istruzione, no? Che dice l'istruzione obbligatoria, ma che è la Siberia, ma che stiamo scherzando, no? Che diceva Carmelo Bene. Quindi, Makoto, la volontà spontanea della ricerca onesta a tutti i costi. Non è che è il martirio, però insomma, questo, così si arriva, in un altro modo non si arriva. Va bene? No, dai, è noioso. Manzoni è noioso. Va bene, grazie tante a tutti. Ci si vede l'anno prossimo con una conferenza, non 50 come quest'anno qui, che poi chiaramente la gente viene alla spicciolata soffrendo. No, se ne fa una più semplice e un'altra manifestazione d'arti marziali, visto che quella che si è fatta è piaciuta molto anche a quelli che ne hanno fatte. Quindi vi ringrazio tutti di tutto quello che avete fatto alla fieretta, incluso fare la manifestazione con me, gli allievi nostri, eccetera, eccetera, a quelli che sono venuti a sentire e dell'attenzione per le cose difficili che oggettivamente siete stati lì con culo sulla sedia tutto il tempo. Grazie a tutti, ci si vede l'anno prossimo.